Signori, buonasera, ben arrivati. Oggi live abbastanza particolare. Allora, come sapete, in quest'ultimo periodo ho deciso soprattutto in live su Twitch di portare altri contenuti nuovi, altri giochi. Tra questi non potevo non provare PES 2021. Ho avuto, diciamo, l'onore di ricevere da Konami il gioco completo, però oggi in realtà giocheremo a tutte quelle modalità che sono accessibili con la, diciamo, con la versione Lite, con PES 2021 Lite, che è gratis. Io sono dell'idea che, in quanto comunque streamer e youtuber di calcio, PES non si può non provare, non portare, perché è un gioco che ha fatto la storia. Secondo me rimarremo molto, cioè, piacevolmente colpiti. Poi è chiaro che bisogna giocarci tanto prima magari di fare una valutazione completa, però già oggi nell'arco di 3 ore possiamo farci, secondo me, un'idea di com'è PES. La versione Lite, che è scaricabile gratuitamente da chiunque, vi dà comunque la possibilità di fare la partita locale e il MyClub. Infatti oggi faremo queste due. Allora, qua noi abbiamo intanto la Serie B. Andiamo magari a fare una partita di prova che potrebbe essere magari con squadre che hanno l'esclusiva quest'anno. Facciamo una sfida tutta italiana. Allora, livello abilità: avversario, principiante, dilettante, medio, professionista, campione, superstar. No, allora, superstar non me la sento. Farei campione. Vabbè, che ridete su campione. Magari con superstar le prendo. A parte che intanto guardiamo gli stadi. C'è il Camp Nou, l'Allianz Arena, Allianz Stadium. Vabbè, proviamo l'Allianz Stadium, allora. Schema di gioco. Devo dire mi piace il menu per il momento. Allora intanto fa la formazione della Juve quest'anno è un miracolo. Metterei Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski, Dybala, e magari mettiamo Morata più avanti, anche se a me Morata piace molto come giocatore. L'ha cambiata? Sì, l'ha cambiata. Va bene, andiamo in campo. Ma le istituzioni intanto... Il gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. Ah, ma c'è Caressa. Ma scusatemi, ma l'inquadratura dall'alto dello stadio con Caressa che fa l'introduzione, niente male, devo dire. Il contrasto che c'è su PES nella grafica è sempre stata una cosa tipo caratteristica, cioè il contrasto molto elevato, che però secondo me è figo perché accentua i dettagli. Allora, la panchina lunga trovo che sia finalmente una cosa bella da aggiungere in un gioco di calcio, perché anche nella realtà uno si può portare dietro una panchina molto lunga. A saperlo avrei messo magari in panchina qualcuno in più che poteva tornarci utile, però vabbè. Ma sapete che non è facilissimo giocare, ho fatto bene a mettere campione. Alexandro corre uguale alla realtà, mi fa troppo ridere. Cioè, fisicamente sono stati curati benissimo i giocatori. Vai. Prova a tirare di... Ho tirato di destro. Come ritmi di gioco sembra una partita vera. Proviamo il cross. Sì. Solo cross belli tiz. Comunque l'animazione di Ronaldo è fatta molto bene. Un gol come questo qua in realtà potrebbe benissimo capitare. Cioè, almeno... Attenzione. Subito. Ecco, è come la Juve della realtà di quest'anno. 1-1. E non è facile difendere, perché dà una maggiore, non so come dire... Attenzione. Gol al 46esimo di Borja Majoral, 2-1. Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. Sì, bene. Bene, bene. Ah, ok. Si era fermato. Bene, vabbè, tutto sommato per quello che abbiamo visto in campo ci sta 2-2. Poi magari facciamo un'altra partita di gameplay dopo. Però io volevo provare anche il My Club. Crea la tua squadra, competi per il dominio del mondo. Inizia. Qua devo scegliere una nazione. Inserisci nome e località. C'è Como? Ma chiaro che c'è! Ok, ora selezioniamo il club. Chiaramente Virtus Entella. Poi è bello che c'è la Serie B. Vediamo il River Plate, dai. Per provare, no? Nome squadra però ovviamente la cambiamo. Posso dire che già questo mi ha conquistato. Cioè, l'idea che puoi personalizzare così tanto la squadra su MyClub è una bomba assurda. Io prendo Sabatini con 4-2-3-1, perché dobbiamo stare un po' cauti. Poi stile contropiede, passaggio lungo, sulle fasce, modulo fisso, difesa decisa. Bene, mi piace. Lista giocatori disponibili per il prestito. Ovviamente più è forte, meno giorni ce lo danno. Tipo Bruno Fernandez 7, onesto. Formazione della tua squadra è stata decisa. Dai un'occhiata allo schieramento. Questi qua sono gli scappati di casa che abbiamo. Con tutti quegli esagoni è proprio il tuo gioco. Allora, usa agente. Ho ricevuto... Vabbè, ma ragazzi! Signori! Immergiamoci! Ma questo, scusatemi... Ma questa modalità strepitosa. Ho trovato Alexis Sanchez, 32 anni, stile di gioco senza palla. Ma come? Ce l'ha sotto braccio? L'hanno un po'... Sì, vabbè, ma è vecchio, effettivamente. Avanti. No! A River Plate. Come la prenderanno in Cile. Congratulazioni, grazie. Vabbè, senti, trovami chi vuoi, poi dopo li mettiamo in campo. L'importante è avere giocatori di qualità. Grazie ragazzi, scusatemi. Ma ragazzi! Ma no, ma 2000 punti ho ricevuto. Immergiamoci. Chi è che è? Sireling. E questo chi è? Le sequenze sono state aggiornate usando gli ultimi dati disponibili. Arsenal. Cioè ho l'Arsenal. Bonus giornaliero. Ora mi posso muovere liberamente? Sì. Posta in arrivo, 9 messaggi. Cioè come bonus mi ha mandato Messi, la maglia dell'Arsenal storica, un agente dell'Arsenal. Messi al Como è una realtà. Fatemelo vedere. Come la prenderanno? Con la maglia del River Plate. Ma qua sta succedendo qualcosa di clamoroso. Vabbè, qua posso ricevi tutti. Ma scusate, ma questo è un gioco che ti sazia. Ok, vabbè, qua è 87. E dov'è che diventerebbe 94 come punta? Alexis come sarà messo qua? Niente ragazzi, abbiamo sbagliato modulo. Però Alexis Sanchez secondo me va bene anche qua. Hai Bergkamp negli agenti, ma stai scherzando? Dove? Ragazzi, uno dei giocatori più brillanti della storia. La nostra prima icona. Ragazzi... è fatto meglio di me e io sono vivo. Com'è possibile? Ma no, ma ragazzi, con la mano nei pantaloni, ma tu sei il mio idolo. Ancora una volta, sì, ancora una volta, sì. Messi. Ragazzi, ho l'icona speciale Messi. Messi di 29 anni. Questo è Messi non in prestito. Ho l'icona di Messi che mostra la maglia così. Ma fantastico. Vabbè, scusatemi ragazzi, ma che squadra abbiamo? Scusate, sbustiamo con i 3200. Chi è che si è forte per forza? Draxler. No, Tomiyasu. Fantastico, abbiamo anche il difensore. Fammi vedere, dai, non tenermi sulle spine. Diogo Jota. Signori, non so dove schierarti. 89 Diogo Jota. Avanti. No! No! Paquetà per il rilancio. Difensore Goretzka. Però è forte. Romero. E allora? Questo sì. Ma li usiamo tutti, secondo voi, questi coin? Non è che servono anche per qualcos'altro? Qua finalmente andiamo in Spagna. Attenzione. Urca, ho visto... No, è Griezmann. Antoine. Antoine. Che bello che è, fatto benissimo. Dopo voglio provare però a giocare online con la squadra che stiamo costruendo. Bisogna trovare il modulo 4-3-3. 4-2-1-3. Ok. Arteta va bene ragazzi. E qua posso cambiare ruolo, giusto? Quindi mette centrocampista centrale, centrocampista centrale. Partita classificata. Ho trovato G091. Lui mi sembra un tifoso dell'Olympiakos. Una paura bestiale perché non so difendere bene. Ma sì ragazzi, intanto voglio godermi... Olà! La classe di Bergkamp. L'impareggiabile classe di Bergkamp. E poi i fantastici passaggi filtranti di Tomiyasu. Nel frattempo ho subito gol. Prova a giocarla in profondità. C'è spazio, occhio. Qui cercherà il tiro. Infilza il portiere. Non si può lavorare così. Mi sento un po' sotto pressione. C'è spazio per calciare. Può tentare la conclusione. Non si ferma. Ragazzi, non ho il portiere. Palla filtrata per Griezmann. Occhio al tiro. E allora! Griezmann, dai! Dai, dai! Cambio azzeccato. Mi piace per Bergkamp, ma Bergkamp e Messi si pestavano i piedi. Serviva un attaccante moderno lì davanti come Antoine. Occhio però. Oh, dovevo. Vediamo che succede. Sicuramente non era in programma, ma niente da fare. Dovevo. Ma dai! Ma dai! Ma sì! Ma sì, ma ragazzi, difesa non ho la difesa. Sto giocando senza difesa. Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Adesso. Una squadra scomposta, poco ma sì, scomposta, ho capito, va bene. Una sconfitta fa tanta esperienza. Voglio assolutamente risolvere adesso il problema del portiere. Finalmente, ragazzi, mi sa che abbiamo... Chi è? È Keylor Navas, a posto. Keylor Navas. Facciamo difensore. Allora, Zufeddal. Ok, questa volta benissimo non è andato. Però è un 78, dai. Abbiamo anche Mikolenko. No, in realtà mi piace. Ne facciamo subito un'altra o facciamo prima allenamenti? Devi convertire i giocatori che non usi. Questo già mi piace di più. E poi alleni il giocatore che vuoi. Ok, andiamo sull'allenamento allora. In questo caso chi alleniamo? Io allenerei Griezmann. 90, è salito di 2. Che bello poi che salgono così le abilità. Che bei ricordi. Giochiamo una partita. Con attenzione che sono contro uno di Genova. Lui ha una bella difesa. Che lui è fortissimo. Vabbè, gioca. Bene ragazzi, ora mi sta piacendo già molto di più la manovra. Bravi. No, scherzavo. Cioè devi essere molto più attivo però anche nelle istruzioni, nei comandi. Questa cosa posso dire che non mi dispiace. Sembra uno di quei manageriali che di solito non hanno la partita, dove invece hai la partita. Sì, Bergkamp non so come mai non sta attuando lo schema di gioco. Seconda punta Messi, Griezmann prima punta, Bergkamp trequartista. No! Sì! Mamma mia ragazzi, Bergkamp! Bergkamp cambiato di ruolo, adesso tutto gira meglio. Ecco, ho sbagliato io. Alto. Ma come di fortuna, ho preso palo. Oh! Mamma mia ragazzi, cosa hai combinato? Cosa hai combinato? Mani nei capelli. Sì. No! Una pulce di testa, come in finale di Champions, poteva rifarsi. Messi. Sì. Una palla lunga. Grande occasione. Parata di Szczęsny. Ci prova. Sì, il numero 23 chi è? Diogo Jota. E allora ragazzi 3-0. Abbiamo avuto fortuna ad andare sul 2-0 con l'autogol. Bene ragazzi, comunque questa modalità mi piace molto. Allora qua comunque parlano delle icone. Poi nel nostro caso abbiamo avuto la fortuna di vedere l'icona speciale di Messi di 3 anni fa. Sarebbe stato bello per esempio anche averlo della Juve, che ha l'esclusiva. Però già poterle trovare del Barcellona e del Bayern Monaco è stato molto molto interessante. E poi niente ragazzi, ripeto, io qua il gioco ce l'ho intero nella versione Lite, se non ricordo male c'è il calcio d'inizio, il MyClub e forse anche la partita online. Quello che non c'è sicuramente sono il campionato master e il diventa un mito. Allora, intanto ci siamo divertiti un sacco e mi piace il fatto che non è banale, non è intuitivo sempre. Effettivamente devi costruire un po' un knowledge del gioco per poterci vincere, ed è giusto così. Mi piace l'idea di mettere una difficoltà e di realmente poi trovarmi in difficoltà, non so come dire. Quindi in realtà su quello mi sono trovato molto bene. Il MyClub mi piace moltissimo. Il gameplay secondo me è migliorato, poi va un po' a gusti ovviamente. La cosa più bella è che è simulativo, non è arcade. I giocatori hanno una loro fisicità e non vanno tutti a 100 all'ora. Quello è verissimo. Da un punto di vista grafico ha mantenuto molto quella caratteristica di colori accesi, contrasti. Può piacere o non piacere, ma è un po' il marchio di fabbrica di PES, no? Quella grafica lì. Ringrazio comunque Konami per avermi contattato, per avermi regalato il gioco completo e per avermi, diciamo, offerto questa opportunità di provare PES, che era una cosa che già volevo fare, per farvi vedere tutte le sue funzioni.